La storia che vi raccontiamo oggi è ricca di fascino, come questo luogo, Venezia. Anzi, qui per l'esattezza siamo al Lido di Venezia, una sottile striscia di sabbia tra la laguna e il mare. Negli anni 60 Bruno Trevisan intraprende l'attività di taxista a Venezia. È uno dei primi a svolgere questa attività e la sua barca è di legno. Con il passare del tempo, si sa, la tecnologia avanza e le barche vengono costruite con la vetroresina, ma Bruno Trevisan, quando cambia i suoi taxi, continua a sceglierli di legno. Alessandro è figlio di quel taxista, cresce in questo contesto, la laguna, Venezia, con la sua incomparabile bellezza e il fascino di questi scafi che sono in perfetta armonia con la storia e la cultura di questo luogo. Inizia così a lavorare sulle barche, ad apprendere l'arte della loro costruzione e poi decide di rilevare un cantiere, la Wemmer, e di costruire le sue barche. Questo modello si chiama Acquanova. È lungo 6 metri e 20 cm e largo 2 metri esatti. Guardatela, anzi ammiratela. Oggi non si costruiscono più barche così, completamente di legno, dal fondo ai trincarini. Ora immaginate la difficoltà, l'abilità, le ore di lavoro necessarie per riprodurre con il legno le forme di questi pattini e poi per realizzare una superficie così perfetta, a specchio, perché altrimenti non si potrebbe verniciare in questo modo. Ma come è stata realizzata? Come l'hanno disegnata? Questo è il progetto. Potremmo dire che è costruita come un tempo, ma non è esattamente così. Il materiale è ancora il legno, ma le tecnologie sono le più moderne. Ci sono elementi realizzati in sandwich di lamellare, poi rivestiti di mogano e verniciati 25 volte. La prua è quella di un tradizionale bow rider, ma c'è tanto spazio non solo per sedersi, anche per sdraiarsi. Il parabrezza è di acciaio ed è stato ricavato dal pieno con una lavorazione molto bella, artigianale e delicata. Così anche il timone è un elemento pregiato, unico, fatto a mano. Per accelerare, non c'è solo la manetta, anche il pedale. I sedili sono sospesi e molleggiati. A poppa il divano per 3 persone, ma se volete potete toglierlo e avere la spiaggetta completamente sgombra, magari per lo sci d'acqua. È curata con attenzione in ogni dettaglio, hanno pensato persino alle borse su misura, naturalmente firmate. Con questo tipo di costruzione, tutti i volumi sotto il pagliolato sono sfruttabili come gavoni, fino al fondo, fino alla sentina, che è perfettamente asciutta. È romantica, è delicata, sembra fatta per essere manovrata con dolcezza, ma perché allora hanno messo 200 cavalli a poppa, un heavy rod, un due tempi grintoso come pochi? Perché volevano farci divertire. È una barca leggera, a vuoto, il peso è di solo i 650 kg. Fate il confronto con le barche di vetroresina e scoprirete che effettivamente una barca di legno può essere anche performante, e adesso lo vediamo. Intanto mi porto alla minima velocità di planata. Alza un po' il muso a questa andatura, 15 nodi, ma se diamo gas con decisione la stendiamo subito sull'acqua. È impressionante perché non si sono accontentati di un motore grintoso, no, hanno anche installato il fuoribordo su un power lift, cioè su una sorta di ascensore verticale che lo fa andare in basso e in alto. Perché?
perché se lo tirate su ha meno resistenza e andate più veloci. Ecco, adesso è bella stesa sull'acqua, siamo a 21 nodi e mezzo, il motore è a 2750 giri minuto. Lo sentite come è silenzioso, non fa molta fatica perché lo scafo scivola sull'acqua. È molto preciso, hanno disegnato delle linee d'acqua che mi permettono di condurla con esattezza, di virare con la massima precisione e con un dito. E ci possiamo permettere di fare virate anche molto veloci. E molto strette, sempre più strette. Abbiamo quasi la falchetta in acqua. Adesso sono a 30 nodi, è il momento di alzare un po' il power lift e di dare anche un po' di trim. Vediamo cos'è cambiato con questa regolazione. Non ho toccato il gas e sono passato a 31 nodi. Mi aspettavo qualcosa di più, forse il power lift non è così indispensabile, o forse l'ho alzato poco. Sì, lo avevo alzato poco, 33 nodi. Quello che però vogliamo sapere è se una barca di legno è anche veloce e quanto è veloce. Giù la manetta! Adesso romba, sì, perché sono al massimo dei giri e al massimo della velocità. 50 nodi! E adesso andiamo a Venezia. Credo che in tutto il mondo conosciate questa cartolina, Piazza San Marco e il Palazzo Ducale. Sì, lo so cosa state pensando, è di legno, quanto durerà? Beh, in questa città ci sono taxi che navigano dagli anni 50 e hanno il fondo di legno ed è ancora sano. Certo, abbiamo spremuto questa acqua nuova alla sua massima velocità con 200 cavalli, ma per navigare a Venezia sono convinto che un 40-70 cavalli sarebbe perfetto. Ora immaginate un turista che è venuto a Venezia e che è rimasto incantato dalla sua bellezza. Tornando a casa ha portato con sé i ricordi, le fotografie, i souvenir, ma certo non ha potuto prendere un'opera d'arte da questo luogo. Forse però è ancora in tempo, forse c'è un'opera d'arte veneziana che potrebbe possedere. Questa!